ogni bene del Signore. È un augurio che passa attraverso la celebrazione stessa di oggi, anche a noi cara e importante, dei santi apostoli Pietro e Paolo. Possa tu avere la forza e il coraggio di Pietro nell'affrontare le situazioni concrete della tua vita sacerdotale, e possa anche avere l'esperienza della vita di Paolo per poter dire: adesso non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
che il Signore, nella sua infinita bontà, mi ha voluto concedere, sacerdote per tutti e per sé. Ventitré anni fa circa, mi venne a Lenza Crestia Fabio, che serviva sempre la messa insieme ad altri dirichetti, e poi un bambino che di 3 anni. Dice, questo che ci fa qua? Fabio dice, padre, vuole sentire la messa con noi? Caro Dario, anche se io sono parroco fuori Fiumedirissi, ti ho avuto sempre presente nelle mie preghiere, nel mio cuore, nel mio affetto paterno, e ti auguro di essere tutto della Madonna Annunziata e anche tutto della Madonna Assunta. Quando gli si chiedeva, non vi ho detto che già da allora, da 3-4 anni, lo chiamavamo tutti Padre Dario, tutti. Oggi questa profezia si è avverata.